Ciao Luigi, eccoci qua. Allora, oggi vogliamo prenderci un po' di tempo per capire un po' quali sono i vantaggi e come abbiamo aiutato le persone, le famiglie che hanno una pompa di calore già installata a consumare meno, a stare meglio in casa e quant'altro. Ti ricordi il tempo quando abbiamo pensato che era necessario, secondo te e secondo me, creare qualcosa che potesse veramente essere d'aiuto alle famiglie. E l'idea, insomma, per cui è nata Foxbox. Come ci è venuta? Non ti ricordi come ci è venuta? Sì, ricordo abbastanza bene il momento in cui, diciamo, ci siamo parlati di questa cosa, perché grazie al gruppo Facebook che gestisco, dove effettivamente ci sono un sacco di famiglie che scrivono continuamente dei post su problemi che hanno sui loro impianti e spesso e volentieri, poi confrontando i loro dati che non avevano in realtà in quel momento con i nostri, la gente si chiedeva come mai noi non riuscissimo ad avere determinati risultati con il sistema di pompa di calore, a differenza loro che avevano un sacco di problemi, no? E io ti dissi: ti ricordi, ci pensi se tutti potessero avere la possibilità di controllare ed essere consapevoli del proprio impianto, no? E da lì siamo partiti con l'idea, chissà se è vero, forse controllando questo, controllando quello, e abbiamo realizzato questo piccolo, diciamo, sogno, no? Che è quello di poter controllare tutte le pompe di calore, quindi avere la possibilità di consapevolizzare le persone di quello che è effettivamente per loro un sistema importante, che è il generatore di calore che dovrà riscaldare la loro casa per tutta la vita. Sì, eh sì. E è stata un'invenzione che inizialmente è partita un po' così, sorridere, scherzare, dalla serie sì, potrebbe essere un'opportunità, vediamo, che però poi adesso si è effettivamente concretizzata in un qualcosa di molto importante, dove stiamo riscontrando effettivamente anche da parte dei clienti dei feedback molto positivi, grazie non solo alla possibilità di abbassare il consumo, no? Perché poi il consumo è sempre un dato relativo, no, a quello che potrebbe essere il fabbisogno termico dell'abitazione. Ci sono troppi, diciamo, dati da tenere in considerazione, no, per capire quanto effettivamente dovrebbe consumare una casa o una pompa di calore. Però averne la consapevolezza del perché sto spendendo così tanto o così poco e perché la mia casa è così bella accogliente o non lo è, secondo me è più indispensabile dell'effettivo, diciamo, consumo. Se una casa è molto dispersiva, puoi ottenere dei grossi vantaggi passando a un generatore più tecnologico come una pompa di calore installata su un impianto ben progettato e soprattutto ben realizzato, però i miracoli non si fanno. E quindi la consapevolezza, secondo me, è la base fondamentale. Assolutamente. Quindi Anche perché poi, ecco. finché magari c'era il generatore della caldaia, tutto andava bene, non c'erano grosse domande. Quello che riscontravamo, e purtroppo anche oggi, è che tanti magari hanno fatto il passaggio alla pompa di calore, però non trovano un partner, una spalla, dove trovare delle risposte, no, alle loro domande, su come settarla al meglio, su come impostarla, su come gestirla per stare meglio in casa e per consumare anche meno. Perché molti lavori sono stati fatti in fretta, ma anche perché magari non si conosce bene la tecnologia, come è nata e come possa funzionare al meglio. Anche diversi installatori Assolutamente. pensano che la caldaia e la pompa di calore lavorano con lo stesso principio, ma hanno lo stesso obiettivo di riscaldare casa, ma sono due cose nettamente diverse. Esatto, e soprattutto purtroppo molti installatori, anche ottimi professionisti, non riescono a dare risposte proprio perché anche a loro mancano dei dati. Io mi rendo conto che negli ultimi mesi ci siamo accordati con tantissimi studi e tantissimi installatori, che proprio perché sono delle persone anche dal punto di vista professionale molto elevato, diciamo, quello che si sono resi conto è che gli mancava proprio la lettura dei dati. Cioè, loro dicono: io vorrei anche aiutare il cliente, ma effettivamente mi manca tutto quei dati che posso, no, vedere e quindi dire al cliente: perfetto, ho capito dov'è il problema, no? Che è un po' l'obiettivo della Foxbox, quindi tutti questi accordi che stiamo prendendo con aziende molto importanti sul territorio, perché è vero che ci sono purtroppo, bisogna dirlo, anche grazie al Superbonus, tanti ciarlatani, mettiamola così,
che ne hanno approfittato, ma ci sono tantissimi anche professionisti che comunque sul territorio italiano ci sono, che non hanno la conoscenza approfondita del sistema di pompa di calore, però sono degli ottimi idraulici che comunque, voglio dire, con una buona storia e che comunque con una professionalità che li porta anche a gestire il post vendita, che però gli mancava la consapevolezza del funzionamento giornaliero. Cioè, il cliente solitamente ti chiama quando c'è il problema, ma il problema lui lo vede in quel momento. In realtà il problema potrebbe essere nato da molto prima. E quindi avere uno storico del funzionamento del sistema per capire effettivamente come e quando è nato il problema, a che temperature di mandata, a che temperature esterne, su che tipologia di richiesta fatta dal cliente, perché molti clienti pensano che la pompa di calore sia la caldaia, che quindi arriva a casa la sera alle 6:30, l'accendo un attimo, un paio d'ore, poi la spengo. Quindi a volte anche l'azienda finale non ha i dati per dire guarda che tu la stai utilizzando in maniera sbagliata, perché purtroppo devi credere anche alle parole del committente, oltre a quelle del fornitore che a volte ti vende una cosa anche se non funziona così come la vendono. E quindi diciamo che la Foxbox in questo momento non è diventato un obiettivo principale solo del committente finale, che ovviamente è molto sensibile al consumo, ma è diventata un'ottima opportunità per tutti quegli ingegneri, quegli studi professionali e e quelle imprese che effettivamente vogliono dare una svolta ai loro clienti. Come c'è tanta gente curiosa, direi che quasi quasi andiamo a vedere, a spulciare qualcosa di come sta funzionando e anche i benefici. Magari ci colleghiamo da un cliente di cui mi parlavi prima. Che benefici abbiamo fatto raggiungere a questo cliente? Che vantaggi? Allora, questo cliente era un cliente che aveva un impianto radiante e una pompa di calore da 8 kW, monoblocco. Diciamo che il suo problema non era tanto il comfort in casa, perché comunque è una casa super isolata, aveva un po' bisogno termico attorno ai 4 kW, quindi comunque la casa era effettivamente molto isolata. Un impianto radiante effettivamente ben realizzato, quindi il calore e il beneficio della temperatura interna era abbastanza, diciamo, confortevole. L'unica cosa che lui si chiedeva era com'è possibile che la mia pompa di calore consuma 30 kW al giorno, quando vedo tanti altri sistemi che effettivamente hanno un consumo nettamente più basso del mio. E quindi la sua esigenza non è partita dal ho freddo, la pompa di calore funziona male, tutto, ma è partito dal perché effettivamente la mia pompa consuma così tanto, perché dopo tutto il consumo è relativo anche ad un'energia termica erogata. Ma soprattutto a volte il consumo troppo alto può essere dato da una configurazione di quello che potrebbe essere le portate, tutto sugli impianti, che possono essere andati a registrare una volta che capito come funziona effettivamente l'impianto, no? E quindi diciamo che la sua esigenza era proprio il consumo, cioè perché consumo così tanto? Questa casa si trova nell'Alta Italia, quindi diciamo che è un cliente che abita in una zona Etna, dove la temperatura di progetto è meno 5 gradi, e quindi abbiamo iniziato a controllare per capire effettivamente come poter abbattere il consumo. Da lì ci siamo messi giù a studiare per una settimana e 10 giorni il suo impianto, e poi abbiamo iniziato a fare delle piccole tare sulla mandata, una piccola tara sulla velocità del primario, una piccola tara sulla velocità del secondario. E piano piano siamo riusciti a far scendere di giri il compressore della macchina. Quindi siamo riusciti a far modulare la macchina, lavorando in maniera più costante, ma allo stesso tempo garantendo più scambio termico sull'impianto, quindi arrivare prima alle temperature desiderate, utilizzando meno energia, sia termica che elettrica. E questo ha portato a un consumo istantaneo medio di 1,5 kW circa ora, che era l'inizio di quando abbiamo visto la pompa di calore, a 400, 500, 600 watt ora, una volta, diciamo, riuscita a mettere a punto. E proprio poco tempo fa mi ha mandato un messaggio, questo qui è il secondo inverno che passa con noi, adesso poi mostreremo qualche dato, che mi ha scritto: sono quasi arrivata alla perfezione, 460 watt ora con un consumo medio di circa 7-8 kW al giorno. E quindi ha lasciato anche alcune recensioni, quindi per chi volesse andare poi sul nostro sito a controllare le recensioni, ci sono anche le recensioni di questo cliente, e per noi è stata una soddisfazione.
che in questo caso l'impianto probabilmente era stato realizzato anche in maniera corretta, ma la non consapevolezza della programmazione standard che esce su una pompa di calore stava creando una lamentela e quindi eventualmente una cattiva pubblicità da parte di un cliente che invece con veramente pochissima attenzione poteva ottenere un risultato straordinario che è quello che sta ottenendo adesso. Allora, andiamo a vedere subito all'inizio. Eccoci qua. Allora, all'inizio, qui stiamo parlando del 29 gennaio 2021. Il cliente Esatto. aveva consumato quel giorno 22 kWh elettrici. Qui registriamo tutto, anche l'utilizzo dell'acqua calda sanitaria rispetto all'utilizzo del riscaldamento, molto importante perché così capiamo se magari la macchina è in difficoltà nel produrre acqua calda sanitaria, oppure se passa troppo tempo a fare acqua calda sanitaria rispetto al riscaldamento, magari è il serpentino sottodimensionato e quant'altro. E andiamo a vedere cosa, ecco, come funzionava la macchina al tempo. E si vede che questo è il dettaglio di una giornata, effettivamente la macchina assorbiva un kilowatt e mezzo, anche due, poi rimaneva spenta. Quando ci sono i picchi di consumo oltre i 3 kilowatt, la pompa di calore andava a fare acqua calda sanitaria, quindi si accendeva molto spesso per fare acqua calda sanitaria. E qui abbiamo anche le temperature che andiamo a misurare quel giorno. Stavamo parlando di 3-4 gradi di notte, poi la temperatura esterna saliva fino a 8-9 gradi. E, temperature di mandata appunto intorno ai 29-30, quindi l'impianto lavora anche a bassa temperatura. E seppur questo, è da lì che è nata l'esigenza del cliente di capire perché sta consumando così tanto. Andiamo a vedere. Una volta fatte tutte le analisi, raccolto le informazioni e diagnosticato il problema, come abbiamo risolto? Andiamo a vedere un'altra data. Eccoci invece 2 anni dopo aver fatto tutti i settaggi. In quel giorno il consumo totale è stato un po' più basso, ma dobbiamo considerare che era una giornata molto più fredda. Infatti, se andiamo a vedere le temperature esterne, stiamo parlando di temperature esterne intorno ai 0-1 gradi. E poi di giorno non abbiamo mai superato i 5, 4-5 gradi, quindi era una giornata molto più fredda rispetto a quella che abbiamo visto prima. Le temperature di mandata sono addirittura calate perché è stato fatto anche un processo di lavoro per calare la temperatura di mandata mantenendo il comfort in casa, ma come hai anticipato tu, la cosa molto interessante è questa, che la macchina praticamente ha iniziato a lavorare in maniera continuativa e non più solo in poche fasce giornaliere e consumando mediamente 6, 7, 800 watt anziché 1,5 kW, 2 kW. E questo è molto interessante perché avere un consumo costante molto più basso per la giornata è completamente diverso rispetto ad avere 1,5 kW che ti viene prelevato dal contatore Enel. Quindi il feedback del cliente li hai già anticipati, Luigi, e se vuoi aggiungere qualcos'altro. Sì, aggiungerei un piccolo particolare che secondo me a volte viene preso sotto gamba, che mentre prima con 22 kW riscaldava l'abitazione effettivamente, no? Per 12, 13, 14 ore, oggi con gli stessi kilowatt ottiene un vantaggio per 24 ore. Perché è vero che una casa ben isolata tiene la temperatura interna costante o comunque cala di poco. Ma sfido chiunque a dire che avere il pavimento acceso o averlo spento sia lo stesso beneficio di comfort a livello di percezione del calore. Ho fatto diverse case nella mia carriera e posso dire che quando sono entrato in abitazioni con l'impianto radiante acceso o l'impianto radiante spento, anche se la temperatura sul termostato era simile, quindi 21-22 gradi, non dico di sentire freddo, ma la percezione dell'aria è totalmente diversa e quindi molto meglio consumare 20 kW per 24 ore che consumarne 20 per 14 ore solo guardando il termostato. Il termostato è un numero, quello che effettivamente fa la differenza è la percezione
e il beneficio che noi cogliamo dal nostro impianto. Dico sempre ai nostri clienti, che anche non quelli Foxbox, che non è il beneficio del numero sul termostato che io voglio che loro mi condividano, o il numero dei kilowatt che ho consumato, perché ovviamente il mio lavoro, io sono appassionato, quindi ho la passione per questa cosa, quindi cerco sempre di settare la macchina per farla consumare il meno possibile, che se non anche 100 watt, ok, se riesco lo faccio. Ma non lo faccio per i 100 watt o per dimostrare al cliente che ho fatto l'impianto corretto e tenergli 22 kW, ma perché io voglio che quando lui entra a casa neanche lo guardi il termostato se ci sono i 22 kW. Cioè, io voglio che lui entra a casa e dice: voglio stare a casa, non voglio uscire perché la mia casa è confortevole. Assolutamente. Bella, non mi ero mai fermato sul passaggio che in realtà se uno entra in casa sta bene, non guarda mai il termostato. Il termostato lo guardi solo se non stai bene in casa. Quindi, bella osservazione. Giusto in chiusura, altri 2 o 3 casi, senza andarli a vedere, cosa abbiamo. Siamo riusciti a risolvere, chi abbiamo aiutato, ecco, nella sua gestione della pompa di calore. Allora, abbiamo aiutato un paio di casi su radiatori. Questa volta voglio fare un esempio diverso perché è uno, diciamo, dei temi più bollenti, no? Dei sistemi pompa di calore. Quindi siamo passati da un paio di casi dove una casa era un committente finale che ci ha contattato, sempre nel nord Italia, qui si parla di Lombardia, dove questo cliente aveva questa macchina sempre da 8 kW. Secondo lui l'abitazione non arrivava in temperatura perché la macchina era sottodimensionata. Installando la Foxbox ci siamo resi conto che la macchina non è sottodimensionata, ma semplicemente lui la faceva lavorare per poche ore al giorno a temperature molto alte, quindi lui la spegneva perché quando vedeva che consumava i 50 kW in un giorno gli prendeva un infarto e spegneva tutto. Siamo riusciti quindi a gestire in maniera, qui abbiamo dovuto fare un piccolo intervento anche sull'impianto in realtà. Quindi abbiamo dovuto mandare un nostro partner di Lombardo per sistemare alcune cose dell'impianto che non erano state fatte a regola d'arte dal vecchio idraulico che gli ha installato la pompa. Sistemando queste 2 o 3 cose, quindi mettendo il circolatore secondario corretto che garantisse la giusta portata sui radiatori, gestendo bene in maniera diciamo dinamica le portate sui radiatori, andando a gestire le temperature leggermente più basse, perché non si potevano abbassare di tanto, visto che l'impianto dei radiatori non era così, diciamo, dimensionato correttamente per lavorare a basse temperature, siamo riusciti a portare le 10-12 ore di funzionamento a 19-20 ore, portando il consumo dai 50-55-60 kW al giorno ai 38-39-40. Che non sono pochissimi, ma vi garantisco che per un'abitazione di 240 metri quadri, con il cappotto solo nelle pareti nord e ovest, e su radiatori che non erano dimensionati correttamente, è un risultato che io non credevo nel momento in cui ci siamo riusciti a farlo. Neanche io pensavo di riuscire ad abbassarlo così tanto. Te credo. E l'altro caso invece, questo è uno studio, un ingegnere al quale tiene oltre ai suoi clienti anche diciamo, ai suoi progetti, ci ha contattato perché aveva installato a casa del cugino una pompa di calore sempre su radiatori e il suo fabbisogno era capire come mai la pompa assorbisse 5 kWh pur avendo staccato le resistenze e avendo una pompa da 8 kW. Anche lì c'erano grossi problemi sull'installazione dell'impianto iniziale, quindi grazie al suo installatore che è stato comunque presente, si è preso le responsabilità, diciamo, della poca conoscenza che aveva del sistema, gli abbiamo dato un'assistenza plus, mettiamola così, dove gli abbiamo fatto sistemare un pochino l'impianto termico, abbiamo disattivato il puffer solo come disconnettore, ma abbiamo utilizzato un'altra tipologia di diciamo di schema di installazione. E siamo passati da un consumo di 5 kW di picco a circa 1,5 kW, 1,6 kW ora su una casa sempre di 180-190 metri quadri. E di questo ringrazio questo ingegnere perché è stato più lui che ha creduto dell'installatore in noi e oggi è diventato un nostro partner affidabile nella zona del centro Italia. Quindi questi sono, diciamo, un po' di casi. Poi nei prossimi eventualmente video possiamo mostrare i dati ed eventualmente Sì.
far vedere alle persone quello che è successo. Comunque, vorrei dire un'ultima cosa, chiedo alle persone di seguire la nostra pagina Facebook, che in questo momento è in fase di crescita, perché lì comunque pubblicheremo, oltre ai video che ogni tanto realizzeremo con te, dei contenuti dove mostreremo le foto, descriveremo, diciamo, faremo una descrizione di quello che è stato l'intervento realizzato da noi e da quello che è il servizio Foxbox, perché Foxbox non è solo centralina, ma è un servizio da parte di un team di persone che sono specializzate nella gestione delle pompe di calore da remoto, nella lettura dei dati, nella consapevolezza di come funziona un circuito frigo e un sistema in pompa di calore. E quindi Foxbox non è la centralina, cioè non è il pezzo che compro su Amazon perché non, voglio mettermi un vaso sul mobile, ma è un servizio che va oltre quello effettivo del sistema vero e proprio. Quindi è un servizio che ti dà un'opportunità. Sì, è inutile avere tutti i dati in mano se non sai leggerli, interpretarli e se poi non sai agire, soprattutto perché l'obiettivo di Foxbox è anche quello poi di poter agire e di ottenere nuovi risultati più interessanti. Luigi, grazie intanto del Esatto. tempo. E siamo ultimamente, le richieste veramente sono tante perché di pompe di calore ce ne sono installate veramente molte negli ultimi mesi e quindi c'è la necessità di metterci in mano per consumare meno. E paradossalmente no, usare un po' la testa e stare comunque caldo in casa, ma consumare nettamente meno in casa e stare meglio, soprattutto. Bene. Sì, ti ringrazio della chiamata, di avermi dato questa possibilità. Ti mando un Bene. saluto dalla Sardegna Ottimo. e ci vediamo presto. Ci vediamo presto. Ciao, caro.